Eccoci qui, un saluto, come state? Ben ritrovati, una buona serata a tutti. Mi raccomando, commentate numerosi alla nostra community, i commenti sono sempre graditi dove c'è rispetto e civiltà. E iscrivetevi da questa parte, prima però vi ricordo di lasciare un like a noi della community, a voi, al nostro gruppo di riferimento per chi ammina nel cuore qui su YouTube. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, stiamo facendo dei test per capire perché non tutti sono rossoneri quelli che ci vengono a seguire, ci sono anche tifosi di altre squadre e sto scoprendo cose interessanti, sto cercando un po' di quantificarle. Quindi, se siete rossoneri, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella. Chi non si iscrive, tifa altre squadre. In particolare, sto notando come tanti commenti siano interisti. Quindi, vediamo quanti milanisti si iscriveranno qui e quanti non milanisti, ovviamente, non si devono iscrivere. Così facciamo un test in più per vedere anche quanto vengono a curiosare dalle nostre parti. Tanti. Allora ragazzi, ecco nominare anche mi viene il raspino. Partiamo subito. Allora, nel video precedente ci sono tante notizie, in particolare due trattative che sono molto 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 calde, ma non solo. Sistemo subito perché mi sono annotato tutto. C'è anche qualcosa che forse ci renderà felici. Intanto nel video precedente vi dicevo dell'ufficialità di Sportiello. La cosa curiosa è che in questa nuova comunicazione social del Milan non viene più pubblicata la foto del giocatore alle firme con i dirigenti, ma se ci avete fatto caso, qualcuno sì perché me l'avete anche commentato, c'è solo Sportiello, quindi il protagonista unico è Sportiello e non chi l'ha portato al Milan. Lo scorso anno le firme erano con Maldini e con Massara, quest'anno appunto la strategia sarà quella di portare avanti soltanto il giocatore, come un Kada che se sapete non gradisce molto essere in prima fila. E quindi non c'è, e Furlani che per scelta ha deciso quindi di non esserci. Non è una mancanza di rispetto nei confronti del giocatore, intendiamoci, perché qualcuno ha scritto: ma come, sono lì da soli? No, è perché si vuole rendere protagonista soltanto il calciatore e si è fatta questa scelta. Non è un abbandono, ci mancherebbe altro, anche perché nel momento di quella firma i giocatori firmano un contratto che li porterà a vestire la maglia del Milan, quella verde per Sportiello, oltre che a incassare tanti soldi. Questa è una curiosità, ecco, che volevo sottolineare in apertura di questo video. Ci siamo segnati tante cose. Allora, innanzitutto, forse, vi dicevo che oggi era in programma l'entourage, il summit con l'entourage di Rebic, oltre che di Romero, giocatore della Lazio. In particolare per Rebic, la volontà è quella di tagliare, addio a mai più. Pioli l'ha fatto fare due panchine nelle ultime due gare di campionato, ha rotto con l'ambiente, con una parte dello spogliatoio, con Pioli stesso, quindi per noi sarebbe importante farlo partire. Forse, incrociamo le dita tutti insieme, mi raccomando, il Beşiktaş è un po' più intenzionato rispetto ad altri club. Dalla Turchia la notizia che il Beşiktaş gli propone un triennale ad 1,5 milioni di euro a stagione e pare anche un bonus alla firma, con il Milan che incasserebbe 4,5 milioni di euro. È chiaro che non sono 10, 12, 15, però Rebic negli ultimi 2 anni ha fatto molto male. 2 gol il primo, 3 gol nel secondo, cioè nell'ultimo anno. In generale ha fatto prestazioni molto deludenti e ha gestito male la sua attività. E mi fermo qui. Quindi attenzione perché in questo caso il Milan si libererebbe di un giocatore, incasserebbe comunque 4, 4,5, 5, risparmierebbe sull'ingaggio. Bisogna capire se lui accetterà di spalmare l'ingaggio sui 3 anni, visto che il Milan deve prendere 2, al Milan deve prendere 7 in 2 anni. Questa offerta sarebbe di 7,5 in 3 anni più il bonus alla firma, magari il Milan dovrebbe partecipare con un incentivo all'esodo per coprire il disavanzo, ma vediamo, l'importante è far partire questo giocatore, che io non voglio più vedere con la maglia rossonera della Cimina neanche il 10 luglio. Ecco, quindi speriamo che possa essere una situazione in uscita in tempi brevi e che questo summit con Fally Ramadani possa essere stato positivo, soprattutto per l'uscita del giocatore croato che al Milan sta, dopo 2 anni direi molto buoni, ha fatto 2 anni molto 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 negativi. Poi ci sono situazioni molto calde, davvero molto calde e particolari. La prima quella su Pulisic, nel video precedente vi dicevo ragazzi, a me è un giocatore che piace, però
Però poi su vostra segnalazione ho visto la cartella clinica e ci sono stati troppi, ci sono davvero troppi infortuni. Ogni anno un paio di mesi se li gioca, visto che il nostro staff con gli infortuni non è che ci prende tantissimo, meglio, purtroppo è sempre nei premi. Qualche riflessione in più la farei. Però in questo momento è un nome molto vicino al Milan, si sta continuando a trattare, ma adesso vi parliamo di un'altra trattativa. E la sensazione che si possa chiudere questa operazione in un periodo di tempo molto molto breve, immediato. Si cerca di trovare la quadra definitiva, però ecco, la sensazione anche del Milan è che questo affare si possa chiudere in tempi molto brevi. Incognita fisica, a 20, 25 anni, farà 18 settembre. Giocatore che, ripeto, se non fosse per questa cartella clinica che ho scoperto oggi, mea culpa, dovevo forse accorgermene prima, avrei preso più che volentieri. Ma attenzione, perché ribadiamo, non è alternativo a Chukwueze. Questa è la cosa che mi preme sottolineare. Quindi potrebbero arrivare anche entrambi. Con quindi il gioco delle coppie sulla destra, ma l'uscita a quel punto di Messias e forse anche di Saelemaekers, oppure la presenza di Saelemaekers. Ma non vai a prendere un altro vice Leao, quindi faresti a quel punto con Pulisic, che potrebbe essere un job indispendibile sulla sinistra, sulla destra e anche in mezzo. Chukwueze è un giocatore che mi fa impazzire e se si riesce a prendere entrambi abbiamo mille soluzioni e credo che almeno dalla tre quarti in su non avremo mai la parola emergenza, perché sarebbero tanti e duttili e quindi sarebbero sicuramente operazioni interessanti. Ripeto, dopo Loftus-Cheek molto vicino anche Pulisic, su cui c'è grande, grande, grande ottimismo per chiudere. Mi verrebbe da dire nelle prossime ore, vediamo se non nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Comunque, la sensazione è che non si andrà oltre e che, salvo colpi di scena, Pulisic diventerà un giocatore del Milan. Spero tanto Chukwueze. Anche oggi mi sono visto un altro filmato di Chukwueze, ragazzi, notevole. Notevole, davvero molto 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 interessante. Ma attenzione, non è finita qui. Sulla fascia destra poi vi segnalo che l'agente di Zaniolo nelle ultime ore lo ha riproposto anche a mezzo stampa dicendo sarebbe perfetto per il Milan e il Milan sarebbe la squadra perfetta per lui. Però dopo che a gennaio era stato bocciato dalla proprietà, quindi Furlani, in estate non credo che possa essere una carta spendibile per il Milan. Viceversa, ci fosse stato Maldini con Massara, sarebbe stato il nome numero uno, il nome in pole position per vestire la maglia rossonera. Quindi, al di là della proposta, non credo che ci siano chance per Zaniolo di vestire la maglia del Milan. Milan che deve fare tante cose. Leggevo, forse la Gazzetta ha scritto qualcosa come 13-14 operazioni. Beh, tra entrate e uscite saranno davvero tante, 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 tante. Oggi la prima ufficialità appunto su Sportiello, ma c'è il discorso centrocampo. Oggi l'emergenza c'è scritta ed è a caratteri cubitali sul centrocampo, perché ribadisco, abbiamo Pobega e Krunic, poi De Ketelaere Adli, diciamo che possono giocare nei due sono Pobega e Krunic, però capite che non sono i titolari del Milan, non devono essere i titolari del Milan. Dobbiamo prenderne almeno tre. Loftus-Cheek è uno, quindi potremmo metterlo comunque Loftus-Cheek, Krunic e Pobega, quindi comunque Loftus-Cheek è un titolare. Ne mancano altri due, visto che Bennacerra purtroppo sarà fuori ancora a lungo, circolava ieri un video di Bennacerra che è ancora in stampelle, veniva addirittura trasportato da Kanté con la carrozzina, insomma è lunga e purtroppo è molto seria. Milan, ne abbiamo parlato una decina di giorni fa, con aggiornamenti la scorsa settimana, oggi contatti molto intensi con l'entourage di Musa, giocatore del Valencia, classe 2002, quindi 21 anni, non so se li ha già fatti, alto 1,78, Valencia scadenza 2026. Contatti che si sono intensificati nelle ultime ore e con l'entourage del giocatore, che ha dato pienissima disponibilità a vestire i colori rossoneri,
ma anche con il Valencia, che al momento chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il Milan vuole provare a portare a Milano lo costo giocatore, del quale ho chiesto un po' di informazioni. Ecco, giocatore con dei muscoli importanti, con una grande forza fisica, molto dinamico, e questo dinamismo sarebbe importante con la sua corsa, perché noi chiediamo ai mediani di, insomma, di coprire in fretta anche tante zone importanti di campo. Dall'altra parte, appena ventenne, è un giocatore che deve migliorare nella gestione della palla, nella scelta tecnica anche dell'ultima giocata, che deve crescere, però è un profilo del quale mi parlano tutti un gran bene. Io ero rimasto piacevolmente colpito con il Mondiale, con gli Stati Uniti, tra l'altro compagno di squadra di Pulisic. Poi col Valencia avevo visto un paio di partite quando c'era Gattuso in panchina, quindi non lo conosco molto, oggi ho chiesto qualche informazione in più. È un giocatore che, ecco, sarebbe secondo me una bella presa, come si dice, in cui forse c'è anche un po' di moneyball, di moncadismo, perché comunque è un giocatore molto giovane, sul quale vai a scommettere. È chiaro che devi pensare a lui come un giocatore che poi può entrare piano piano nella squadra titolare, ma in partenza ovviamente c'è un margine di rischio non indifferente, però è un giocatore che a me piace tanto, che va un po' aspettato, non si potrà pretendere che se arriva subito deve fare il fenomeno, ma che per caratteristiche fisiche, atletiche e non solo, potrebbe diventare davvero un giocatore molto molto forte. Però noi stiamo prendendo Loftus-Cheek, che arriva da anni complicati al Chelsea, stiamo prendendo Pulisic, che arriva da anni complicati al Chelsea, stiamo prendendo forse Musa, che è un giocatore molto giovane. Sono d'accordo con quello che state scrivendo, me lo immagino, ci servono anche delle certezze. Quindi benvenga magari il Musa al posto di Vranx, che giochi di più, anche perché c'è il benestare di Pioli questa volta, o comunque lui sa chi prendono e per forza di cose li fa giocare. Nel gioco, se giochi con i due, non si può pensare di partire con titolare Musa e Loftus-Cheek. Devi pensare a Musa magari come il terzo. Detto che Musa ha fatto anche il trequartista, ha fatto diversi ruoli in carriera, ha fatto mediano, può fare la mezzala, è molto duttile. Però ecco, così inizi un po' a piano piano colmare le lacune, piano piano a completare un reparto che oggi è monco, e metti un altro tassello comunque in attesa che poi ne arrivi un altro. Servirebbe una sorta di regista di play a questo Milan, con l'assenza di Bennacer, uno che distribuisca e faccia girare la palla. Al momento non lo vedo. Quindi vediamo se può essere lui l'ulteriore rinforzo in mezzo al campo. Così, i conti della serva, diciamo 70 incassati da Tonali, una ventina Loftus-Cheek, una quasi ventina Pulisic, siamo più o meno a 40. Una ventina Musa, 6 a 60, avresti quasi esaurito il budget di Tonali, però ti porti a casa tre giocatori. Non sto dicendo che sia la cosa giusta e corretta, però ecco, sto spiegando un po' come si può delineare il calciomercato del Milan in questo momento, con il possibile arrivo di due americani, Pulisic e Musa. Entrambi sono stati protagonisti nel mondiale, lo seguivo le partite. Anche perché non c'era calcio in Italia in quel momento, seguivo le partite degli Stati Uniti per vedere d'est, mi avevano particolarmente colpito Pulisic, che ha fatto un gran mondiale di grande personalità e resa, e Musa, che giovanissimo comunque ha fatto secondo me molto bene. Vediamo che cosa succede, speriamo di incassare questi 4-5 milioni dalla Rebic, non tanto per l'incasso, ma perché poi ti liberi di un giocatore, di un ingaggio e lo andrai a sostituire. In quest'ottica, attenzione, ripeto, a Pulisic, che potrebbe essere comunque il vice Leao, potrebbe giocare sulla destra, potrebbe giocare anche in mezzo, e se a questo vieni Chukwueze, ragazzi, tanta, tanta, tanta roba, tanta, tanta, tante opportunità. In questo momento però i nomi più caldi sono quello di Christian Pulisic, che è bollente, e quello di Musa, che è caldo, e speriamo possa arrivare, perché per me sarebbe un ottimo acquisto, con le premesse che ho fatto, cioè che un giocatore che comunque ha diritto a quell'età a sbagliare, e speriamo che sia un giocatore che poi al Milan si potrà fermare se arriverà. Davvero interessante, guardatelo su YouTube, è un giocatore forte, giovane,
non si può pensare però a lui come il titolare inamovibile. È uno che può rientrare nelle rotazioni, ma Loftus-Cheek, ok, devi prendere 1/2 ancora. Un titolare sicuramente ancora, forse due, dipende poi se farai giocare il trequartista, centrocampista o il trequartista offensivo. Vediamo che cosa succede. Su Zaniolo direi di no. Commentate numerosi qui sotto con il vostro punto di vista, mi raccomando, e facciamo questo test. Vediamo quanti milanisti ci sono, quanti amici che ci stanno seguendo che hanno Milan nel cuore. Se sei milanista, iscriviti qui. Chi non si iscrive non ti fa Milan, ti farà la seconda squadra di Milano o quella di Torino o altre, ma chi si iscrive ti fa Milan. Vediamo quanti siete. Un abbraccio, vi rimando anche ai video precedenti in cui vi ho parlato di altre situazioni, in particolare anche di De Ketelare, di Adli e non solo, situazioni un po' da approfondire. Un abbraccio.